Google sa veramente tutto di voi e non sto scherzando. Il colosso di Mountain View, grazie all'integrazione dell'account in praticamente tutte le applicazioni originali sviluppate proprio dall'azienda o anche in Android, in un certo senso tende a memorizzare tutto quello che fate. Non parlo solo della cronologia di navigazione, ma parlo anche dell'utilizzo delle applicazioni Android, delle ricerche vocali, dei messaggi che dettate, insomma. Tantissime vostre informazioni che ovviamente potete visualizzare solo se avete la password del vostro account, ma che comunque mettono un po' in pericolo la vostra privacy, perché in effetti chiunque abbia la vostra password potrebbe vedere non solo ciò che cercate e vedete sul web, ma anche ciò che scrivete, le applicazioni che utilizzate, i luoghi in cui vi trovate. In questo video vi farò vedere come gestire proprio tutte queste informazioni tramite una sezione della piattaforma di Google e vi farò vedere anche come eliminarle per stare un po' più tranquilli. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. La sezione di Google nella quale potrete visualizzare tutte le informazioni che il colosso ha sulla vostra attività web si chiama proprio Le mie attività. Il link lo troverete nella descrizione del video e una volta effettuato l'accesso a questa sezione vedrete proprio in una timeline tutto ciò che avete fatto, tutto ciò che avete cercato, tutte le applicazioni che avete utilizzato e anche per esempio i messaggi vocali che avete mandato. Nella sezione vista per elemento potrete visualizzare la stessa cronologia, ma suddivisa proprio in base agli elementi di utilizzo. È una cosa molto più schematica, ma alla fine le informazioni che vengono visualizzate sono le stesse. È molto importante però avere la possibilità di cliccare sull'icona proprio gestione attività nella quale potrete visualizzare tutti i servizi di memorizzazione attivi. Potrete vedere se è attivo il servizio di memorizzazione attività web e app, potrete vedere se è attivo il servizio di cronologia delle posizioni e così via. E ovviamente posizionando la spunta su off per ogni sezione ne potrete disattivare le funzionalità. Nella sezione per esempio attività vocale e audio, scegliendo la voce gestisci cronologia, potrete vedere tutte le attività vocali che avete fatto con il vostro dispositivo Google, che sia uno smartphone, un tablet o anche un dispositivo Android TV e potrete sia ascoltare il testo proprio che avete dettato oppure vederne una trascrizione. Scegliendo la voce elimina attività per sulla sinistra, potrete quindi decidere se eliminare tutte le attività relative proprio a quella sezione, attività che possono essere eliminate sia per mese sia per giorno che interamente scegliendo proprio la voce elimina tutte. È molto importante saper gestire con cognizione di causa questa sezione di Google perché le informazioni personali memorizzate sono veramente tantissime. Il mio consiglio è quello di eliminare, se proprio avete qualche timore, le informazioni più sensibili in modo da restare un po' più tranquilli. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.